Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Noi siamo su Fuori Posto con Nora e Laura e siamo con l'officina della Camomilla. Bonsoir. 1, 2, 3, 4. Come state? Una cosa, mi sapete come sentite, siete appena arrivati? Bene, siamo reduci di 8 ore di viaggio, ma loro. Ho preso il treno, la freccia, anche la freccia. Ma che rilassati. Sentite, allora, la cosa che vi volevo chiedere per primo era perché vi chiamate così? Perché È casuale. Random, non c'è un vero significato. È il frutto del cervello, ma rispetto ai neuroni, c'è cioè una questione di sinapsi? Rispetto al deperimento dei neuroni per via di cause alcoliche o drogastiche. Ok, drogastiche. E quindi avete il frutto di camomilla per? Per dormire, perché siamo talmente che abbiamo bisogno di camomilla. E tu questo hai pensato? Sì, anche. Che avevi bisogno di camomilla per dormire? Però funziona. Sì, però non dormo più. Voi suonate indie, giusto? Indiano. No, noi suoniamo rock and roll, siamo indie. Ok, perfetto, mi piace questa cosa. E com'è possibile che un gruppo che... com'è che nasce un gruppo in linea generale? Cioè, voi suonavate tutti quanti già da prima? E come vi siete accordati sul genere musicale? Non ci si accorda sul genere. No, questo non si deve. Per attitudine e selezione naturale ti identifichi in un manifesto, in un genere. Poi, fra scrive tutte i testi e le canzoni. Dopo noi le arrangiamo, soprattutto nel live siamo abbastanza diversi dall'album. Di base è tutto uno scambio di tutti i background che abbiamo, li mettiamo tutti insieme e cerchiamo di tirarci fuori qualcosa che piace a tutti. Okay. Però comunque siccome siamo dei cani a suonare, quello che viene fuori è punk e noise fondamentalmente. Okay. Che poi noi ce la gestiamo e ci dicono sono un po' alternati, siamo un po' metà underground, così quello lì. Però alla fine non sappiamo suonare, abbiamo gli strumenti ad altissimo volume. Okay. Quindi il risultato è quello. E quindi tu scrivi, giusto? Sì. Come vengono fuori queste cose? Non saprei. Questa è una domanda che non volevo fare io, ma Alessandra mi ha telefonato apposta. Per dire, fagliela, ti prego, perché io lo voglio sapere. Scrivo solo quello che mi viene in testa, lo rielaboro all'infinito e poi viene fuori una sorta di collage strano dei miei pensieri. E niente, vabbè, quindi adesso c'è il nuovo album, che è praticamente il 2, sì, giusto? Allora, innanzitutto volevo sapere come nasce questa scelta, cioè voi già avete pensato di fare il 2? Sì, è un progetto che nasce così. Okay. E come avete selezionato le canzoni? Perché si sa che, cioè, se lo sappiamo noi, io lo so, che ho studiato, che appunto sono sia inediti che le raccolte vecchie, giusto? Come è nata questa cosa? Cioè, come le avete messe insieme? Cioè, perché alcune stanno nell'1 e altre stanno nel 2? Come vi è venuto? Ma abbiamo registrato molte canzoni, tante, e alla fine assieme al nostro produttore abbiamo deciso di dividerle in due capitoli. Però è stata una cosa che è andata a cambiare in corso d'opera, perché chiaramente poi, come hai detto, anche tu ci sono degli inediti. Quindi togli una cosa, metti in un'altra, cambia. Esatto, ci sono venuti fuori strada facendo. Ok. Quindi è stato anche casuale il fatto di averle inserite in un primo CD o cioè in un sì, no, quelle casuali le abbiamo inserite. Okay. E di quelle vecchie che dovevamo inserire abbiamo scremato, abbiamo scelto quelle che ci piacevano. Diciamo che il progetto originario era fare disco 1, che non erano vecchie, però erano ante band. Disco 2 doveva finire questa raccolta, siccome invece avevamo l'urgenza di fare una foto di esattamente dove ci trovavamo in quel momento, abbiamo trovato un po' il compromesso di mettere alcuni pezzi editi, riarrangiati, e alcuni pezzi inediti che sono nati nei mesi. Allora, cosa bella è quando dei pezzi editi li abbiamo riarrangiati nei giorni, 2 giorni precedenti l'entrata in studio, chiusi in una stanza, e quindi ha proprio accolto quello che eravamo. Poi venivamo dal tour e quindi eravamo molto live, molto... E quindi Adrenalina. Il 2 assomiglia un po' di più a quello che siamo dal vivo. Quali sono le collaborazioni che sono piaciute di più? E poi, insomma, come nasce appunto la collaborazione insieme, nel senso che la casa discografica che vi... Allora, nel caso dello Stato, in realtà, in quello Stato, loro hanno iniziato a farla durante i loro concerti a caso, cioè non facendo tutta la canzone, semplicemente facendo due strofe di siamo pieni di droga, siamo pieni di droga. Sì, quando l'officina non era ancora in carriera. Esatto.
E hanno iniziato a farla così, e poi dato che comunque era una cosa che prendeva piede, facevano sempre più spesso e la strutturavano sempre di più, abbiamo deciso di farla assieme. È dato così, molto, in maniera molto estemporanea. Altri featuring che abbiamo fatto? Il signor Solo. Signor Solo. Col Bologna Violenta. E poi Bologna Violenta, sì. Ensemble, uno fa i violini, l'altro i pianoforti. Okay. Cioè, quella canzone lì, i violini sono di... Della Bologna Violenta. Che canzone? Non lo sapevo. Vabbè, Signor Solo è il nostro più grande fan ever della storia. No, vabbè, con Dente, insomma, si era già parlato di fare delle cose. Poi per n motivi non si è riusciti a farle con Dente, però ci ha fatto molto piacere farle con il Signor Solo, di cui ignoro tra l'altro il nome vero, che si è prestato in maniera... Vabbè, lo salutiamo. Ciao, Signor Solo. Ciao. Bravo. E sentite, invece, questo tour come sta andando? Beh, quante date abbiamo fatto fino adesso? 4-5. 4-5. Forse, sì, quella roba là. Beh, bene, nel senso è sempre iper divertente, cioè vai in giro, rinizi, poi eravamo fermi da tanto tempo, quindi tornare in giro, mettersi in macchina, suonare, devastarsi la sera, tornare avevo in giro. Una voglia di rimettermi in macchina. No, vabbè, però dai, in un furgone che sa di umanità totale. No, sì, poi okay, va non suonavo da tanto, vuol dire... Un mese e mezzo. Beh, però siamo stati sempre in giro. Perché noi andiamo a fare questa cosa qua di produrre, buttare tour, produrre, buttare fuori tour. E quindi siamo. Il massimo che ci facciamo è 2 mesi di pausa tra un EP e l'altro. Quindi è importante essere sempre. Come posti, quale posto preferita? Cioè, nel senso, vi piace suonare in piccoli locali, che gente vi piace? Cioè, la mia provincia. Cioè, voi avete girato comunque, no? Di solito ma non è il primo tour che no, fate, quindi... La mia figlia è centro Italia, non nelle città più grosse, ma nelle cittadine. Lì è stupendo perché... Perché sono un sacco di localini che attraggono tutto ciò che c'è intorno, sì, che magari sono tutti spersi nel nulla, e c'è un posto nel raggio di... non so, 100 km che fa quella roba lì, vengono tutti lì e sono tutti iper presidenti. Sì, la gente è tendenzialmente nei paesi, comunque nelle piccole cittadine, è presa molto meglio, perché nelle città non è una questione di snobismo, però alla fine anche noi che viviamo a Milano, tu dici, adesso non sparo a caso e non è assolutamente, ci sono i giornalisti, andiamo a vederli, poi magari c'hai i cazzi tuoi, devi fare... E pensi sempre che tanto comunque ripasseranno. Nei piccoli centri invece è quasi un po' sempre l'evento, no? Quindi sono tutti carichi. Ma poi anche i locali, i gestori hanno un'attitudine diversa rispetto alla città. E beh, lì la cataloga i locali in base al cibo che ci portano. Sì, sì, cioè per me allora io inizio ad annusare se un locale mi piace o no quando io entro, tipo se mi offrono una birra e le patatine o qualcosa da mangiare. Perfetto, vibrazioni positive a mille, fantastico. E invece rispetto al pubblico, quindi amate un pubblico caloro, cioè come, nel senso che... Quello che produce, quello... No, è quando la relazione che sta con il pubblico, no? E c'è questo, che è molto importante per il live, voi piace il live, sentite le analisi con il live. Cioè preferiamo il pubblico delle cittadine rispetto alle città grosse, quello assolutamente. Sì, ma poi anche perché soprattutto l'anno scorso non avevamo un live costruito in studio, provato mille volte, un live che nasceva ogni giorno e si costruiva ogni volta che suonavamo, e quindi il rapporto pubblico era iper importante perché ti cambiava la serata da così a così, perché se avevi davanti persone così chiaramente tu eri spompato, perché poi non avendo una scaletta definita reagivi molto a quello che succedeva e quindi sarà così, veniva tutto giù. Invece poi siamo tutti che ballavano, sudavano, spingiavano, invece lì ti esalti e fai vedere la bella. E oltre a essere gli officini della nomina, cosa siete voi? Cioè quelle altre cose? Dei ritardati. Dei ritardati perché? Siamo l'officina. Ok. No, io studio. Brava. Dillo bene. Io studio. Mi fa molto bene continuare a studiare per tutta la vita. Senti. Da me, non mi laureerò mai. Io non faccio nulla. Tu sei l'officina. Sì. No, sono uno spettro. Non ce l'ho fatta. Sei uno spettro. Sì. E se non faccio tu? Ci vuoi. Sviluppatore web, però stagista. Ah, ok. Voi lavoriamo. Lavorate. Pubblicità online. In realtà volevo sapere che cosa volete dire con questo album. Posti. Ce l'ha chiesto l'Europa. È la sua domanda. Ma no, è sempre il suo. Non me lo vuoi dire.
non c'è un messaggio alla fine. Sì, non ci sono messaggi speciali. Solo uno che, boh, non so, quello che mi è venuto in mente, ho scritto. E adesso è portato qui. È strano, cioè. Non so come dire. Cioè, è un'attività umana. Sì, ma lui la vive anche in quel modo, nel senso che appena una canzone, prima soprattutto, appena una canzone la mettiamo online su YouTube. Quindi era un flusso continuo. Era sempre catturare il momento. Sì, all'inizio era anche un gioco, così. Di mettere, non so, registrare tante canzoni. Poi alla fine è diventato, credo, più di un gioco. Quindi, boh. E così, si inizia così e poi, boh. Cioè, it's a long way to the top if you wanna rock and roll. Vediamo. Ok, ragazzi, grazie. 3-4-7. E vabbè, ci vediamo tra poco sul palco. Va bene. Ciao, grazie. Ciao.